purtroppo il problema c'è stato. Io ho toccato fare questa cosa e mi metto in piove tutta la vita. Più avanti in qualche modo parlerò, insomma, ora io non me la sento di parlare. Non se la sente di parlare, è ancora troppo turbato. I fantasmi di quella terribile notte non hanno infatti ancora abbandonato Sandro Mugnai, il 53enne aretino che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ha ucciso a colpi di fucile il vicino che con una ruspa stava tentando di abbattere la sua casa. Alla base del gesto ci sarebbero state liti tra vicini, una situazione che sarebbe andata avanti da anni. Per il fabbro di San Polo le manette erano scattate la notte stessa. Il GIP del Tribunale di Arezzo, Giulia Soldini, lo aveva poi scarcerato dopo 3 giorni perché non sussistono gli elementi per la custodia cautelare. La vittima, Jasim Dodoli, 59enne albanese, imprenditore edile, quella notte a bordo dell'escavatore prima aveva travolto 4 auto parcheggiate davanti al casolare, poi aveva cominciato a colpire la facciata della casa per poi distruggere ingresso e finestra oltre al tetto che stava cedendo sotto i colpi del mezzo. Io difeso la famiglia, ma è... Anche se si è fatto questa cosa, poi ci si sente questa cosa. È sempre così. A quel punto Mugnai dalla finestra avrebbe sparato un primo colpo d'avvertimento a terra, un gesto intimidatorio che però non ha avuto alcun effetto, quindi altri 4 colpi che avevano freddato l'uomo. Secondo il giudice, almeno soggettivamente, ci sarebbe stato dunque il rischio imminente di vita per se stesso e la sua famiglia, elemento che ha fatto scattare la legittima difesa. Il prossimo 13 gennaio, infine, sarà conferito l'incarico al medico legale che si occuperà di eseguire l'esame autoptico sulla salma del 59enne.